Stamattina in chiesa una persona ha parlato di una cosa che mi ha fatto venire in mente un versetto e sono andato a vederlo e questo versetto si trova nell'Apocalisse capitolo 1 e versetto 5, ma leggiamo dal 4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazia a voi. La Bibbia incomincia sempre con grazia a voi, perché non c'è nessun'altra via d'uscita. Grazia a voi e pace da colui che è, era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, da Gesù Cristo il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra. Adesso sentite, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Avete visto? Avete annusato la bellezza di quello che ha detto? A lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati. Cos'è la rivelazione di questa scrittura? La rivelazione di questa scrittura è che a lui che ci ha amati prima di lavarci. È lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati. La religione ti dice: Dio cambia, smettila di peccare, lavati dai tuoi peccati e poi Dio ti ama, poi Dio ti accetta, poi Dio ti aiuta, poi Dio ti abbraccia, poi Dio ti conduce, poi Dio. Prima tu e poi Dio. Invece no, invece è l'opposto. Prima Dio, prima ci ha amati e poi ci ha lavati dai nostri peccati. In altre parole, cosa ha detto? Ha detto: vieni qui, figlio mio, non mi importa se sei sporco, non mi importa se sei lercio, vieni qui, sei mio figlio, io ti amo così come sei. È come ha fatto il padre del figlio prodigo in Luca 15, vi ricordate? Quando il figlio è ritornato a casa, era lercio, sporco, lercio della sporcizia dei porci, e la Bibbia ci dice che il padre gli corre incontro e lo abbraccia e non lo lascia neanche parlare, non gli lascia neanche fare il discorsetto che lui si era preparato, non glielo lascia fare, lo abbraccia, lo bacia, eccetera eccetera. E cos'era attaccato a questo ragazzo, appiccicato ai suoi stracci, alle sue vesti? Cosa c'era? Tutta la sporcizia dei porci. Quindi prima lo ha amato e poi lo ha lavato. La religione ti dice: no, prima lavati e poi Dio ti ama. Ma la grazia dice: no, prima lui ti ama e poi ti lava. Ti accetta così come sei. È come un padre normale, un padre che lava suo figlio, o la mamma che lo lava, gli fa il bagno, il bagnetto, appena esce tutto bello pulito, eccetera eccetera, e il bambino immediatamente esce fuori, va in giardino, si sporca un'altra volta. Il padre cosa fa? Non è che gli dice: ah, allora brutto scemo, allora siccome sei sporco un'altra volta io ti caccio fuori casa, non sei più mio figlio. No, lo ama, prima lo ama e poi lo lava. A colui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati. A colui che prima ci ha amati, la sua iniziativa, e poi ci ha lavati, perché questo è quello che fa la grazia. La grazia ti ama, la grazia ti accetta, la grazia ti riceve così come sei. E poi, siccome la grazia ti ama, la grazia ti aiuta a disfarsi del tuo peccato e ti lava il tuo peccato, ti cancella il peccato dalla vita. Ecco cosa fa la grazia. Prima ti ama e poi ti lava. Che Dio vi benedica.